la realizzazione di un mio desiderio, come dire, monitorare la situazione pisana è una cosa che è mancata in tutti questi anni in cui io, da tanti anni io vivo a Pisa, anzi se un giorno mi spiegheranno che la chiesa di San Paolo a Ripadarno è stata anche lei vittima del terremoto dell'Emilia Romagna, non come la Sapienza, non mi meraviglierò più. Cioè, diciamo, la distrazione collettiva verso la realtà di questa città così bella e così sfortunata è un fenomeno impressionante. Mi fa molto piacere essere qua, proprio di fronte a San Paolo, che è l'oggetto di una mezza pagina di questo libro, per l'episodio in cui alcuni cittadini di Pisa si sono fotografati di fronte a questa chiesa usando il selfie, come oggi usa dire, non per una forma di, come dire, autoconsumismo mediatico inconsapevole, ma per provare a ricordare che come comunità abbiamo una forma grazie alla forma delle nostre città e che queste due cose si rispecchiano lungo la nostra storia. San Paolo, che non viene riconosciuta quando tu la proietti da coloro che invece riconoscono i parcheggi dell'IKEA a causa del fatto che è chiusa, che è negata ora materialmente, ma prima culturalmente. Non mi scandalizza il pallone incastrato lassù, quello è un segno di vitalità, le nostre piazze sono fatte per giocare a pallone. Io sono fiorentino, ma insegno a Napoli e so che cosa vuol dire vedere i ragazzi con la palla nelle piazze della Napoli storica, è uno degli ultimi nessi vivi. È negata da queste transenne e da chi non trova 2 milioni per cominciare a riaprirla, ma ne trova molti di più per gettarli in eventi del tutto controproducenti, non solo inutili. Tanto minuta che sembrava un giocattolo. E tutti la chiamavano per questo Teresina. Viveva col babbo, con la mamma e con la nonna, in un paese sulla montagna. Era sempre contenta. Camminava ballando e parlava cantando. Sei contenta, Teresina? Sì, era contenta. Contenta di stare al mondo. Col tempo le nacque un fratellino. E lo chiamarono Anselmo. E Teresina lo portava in braccio, lo portava a vedere i fiori, a toccare la mucca, che è grossa, grossa, ma non fa male a nessuno, a cercare l'uovo nel pollaio. Ma un giorno scoppiò la guerra e il babbo di Teresina dovette partire al soldato. Questo dibattito lo abbiamo pensato considerando che siamo comunque alla fine anche di una stagione elettorale che ha coinvolto l'Europa e in cui comunque quindi si è cercato di riflettere, parlare e talvolta anche incidere su sulla situazione europea. Il titolo di questa serata dice alternative contro l'austerity e le grandi intese. L'alternativa contro le grandi intese è non farle le intese, e non farle, perché fare le intese vuol dire trattare la distruzione, la mancanza di dignità, l'asservimento, la servitù per noi e per chi verrà dopo di noi. E contro la loro austerity noi dobbiamo rivendicare il diritto invece a vivere dignitosamente. Noi diciamo il debito non l'abbiamo fatto e non lo dobbiamo pagare. Diceva Nicoletta in maniera perfetta che mediazione non ci può essere. Io credo che su questo bisogna però, quindi non è un elemento ideologico
il nostro. È un elemento fattuale che sta nella politica. Ieri in Consiglio Comunale a Pisa c'era in discussione una mozione sulla questione della Palestina e all'interno del dispositivo veniva messo, visto che l'Italia è il più grande partner militare di Israele. Quindi sostanzialmente quello che si chiedeva è che l'Italia smettesse, sospendesse qualsiasi tipo di rapporto di scambio militare con Israele. Il Partito Democratico chiede di togliere questo punto. Allora, io ritengo che noi, di fronte a un fatto concreto, dobbiamo dire che con questi che pensano queste cose non c'è mediazione, cioè col partito della guerra non c'è mediazione. Ci siamo resi conto che proprio dentro la crisi della rappresentanza politica era possibile percorrere, aprire varchi dentro lo spazio istituzionale. Cioè, paradossalmente, proprio nel momento in cui la rappresentanza politica crolla, puoi in qualche modo considerare il piano istituzionale non soltanto come un nemico, e quindi può il piano istituzionale essere un piano come altri, un terreno di conflitto. Proprio perché l'obiettivo nostro non è amministrare una città, ma migliorare le condizioni materiali delle donne e degli uomini che abitano nei nostri territori, credo che dobbiamo invece su questo invertire il meccanismo, perché forse il riconoscimento del limite è la possibilità poi per superarlo. Il rapporto tra l'attività di movimento e, diciamo, poi il passaggio a questa irruzione sul terreno istituzionale è strettissimo, nel senso che se tu per 30 anni sei stato un attivista di movimento, l'hai fatto onestamente, senza chiedere nulla, è più probabile che tu possa affrontare diciamo, i nodi di una amministrazione al tempo della crisi.